cronaca di un condono morale. In questo ultimo lembo di costa che ci unisce al Mediterraneo d'Europa, nella terra del mito, si è alzata la voce del cittadino, nell'azione esemplare dell'abbattimento collettivo di un immobile abusivo. In tanti da tutta Italia e non solo hanno aderito alla campagna acquisto di questo pezzo di terra, proposta da un comitato di cittadini ispirato dal vivace intuito e dallo sguardo ironico di una lucertola salentina dal nome Cucculatisa. La machiavellica strategia messa a punto dalla nostra Sarica suggerisce al comitato di mettere in scena una storia urbanistica come tante, vestendo le parti di un interesse privato per difendere un interesse diffuso di giustizia e legalità. Il comitato stipula un compromesso per la compravendita dell'immobile abusivo, un prezzo pattuito in misura corrispondente all'ipotetico valore edificatorio dell'area, ricorre alla legge statale sul condono. Acquisite le autorizzazioni necessarie, proceduto all'accatastamento dell'immobile, effettuato il versamento per la sanatoria, il proprietario, il nostro Dante Causa, condonato per l'abuso e il danno cagionato al paesaggio, trasferisce la proprietà al comitato cittadino. Con l'atto di compravendita, il 21 aprile 2005, il comitato diventa proprietario e interprete dell'abuso. La consuetudine, ormai radicata nella prospettiva di un investimento o di una convenienza a cui nessuno è disposto a rinunciare, ci rende tutti complici e attori inconsapevoli del gioco. Ma è proprio nell'azione finale che la storia si inverte e avviene il riscatto. Il nuovo proprietario abbatte l'immobile regalando l'area alla regione. Questo luogo, oggi, è un bene comune, come la memoria di un gesto nobile di cittadinanza attiva e di partecipazione civica, dedicato alla bellezza di quanti vorranno ricordarlo. Il 27 luglio 2007, a 2 anni di distanza dall'esemplare demolizione, l'associazione di cittadini Cucculatisa inaugura il primo parco regionale della cittadinanza attiva, sostenuto e promosso dalla Regione Puglia, con l'istituzione di un centro sperimentale dedicato alla formazione dei cittadini, per imparare a mettere in rete risorse, buone pratiche di cittadinanza e partecipazione civica, attraverso percorsi formativi e l'attivazione di servizi integrati al territorio che contribuiscono alla produzione di una nuova cultura del bene comune.